Amici bellini, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Un Mazzarri onesto in conferenza nel giorno in cui Spalletti diventa cittadino napoletano onorario, però io ho scelto Mazzarri perché mi interessa di più in questo momento il Napoli, calcio, campo, quindi cominciamo. Giù la maschera perché mi sono svegliato veramente alle 5, però dovevo aspettare un pochino perché è Simple Guy. Benvenuti sul canale, benvenuti a tutti quelli che hanno intenzione di lasciare un like di commiserazione per questo povero, questo giovane maturo che si sveglia presto al mattino, perché non mi volevo perdere neanche una parola, però ho dovuto aspettare perché c'è gente che dorme. Parole interessanti di Mazzarri, domande più interessanti, ma prima di arrivarci vi ricordo che sotto in descrizione trovate il link per il Match Betting Academy, che è un partner di questo video, ed è un modo, vi ho spiegato in altri due video precedenti, questo probabilmente è una delle ultime possibilità per farlo. Date una soddisfazione a me se cliccate sul link, è un corso gratuito per imparare a fare qualcosina di soldi, non sono scommesse, è proprio un sistema quasi per aggirare le scommesse, ma vi spiega tutto il Match Betting Academy. È un corso gratuito, potete cliccarci e imparare come matematicamente fare una così, non si diventa ricchi, però è interessante come possibilità. Mazzarri, perché Mazzarri? Noi passiamo a un Abraham tattico, dobbiamo assolutamente fare ipotesi di formazione, non ci sono state domande al riguardo, ma lo capiamo. Si comincia chiedendo a Mazzarri cosa è Juve-Napoli. Oh, tra l'altro mi veniva in mente che il pre-partita, quando ci sono poi le partite serali, io potrei rispondere ai vostri commenti del video precedente facendo un Q&A. Quindi se avete delle domande, magari domani mattina, per ingannare l'attesa, perché io non so voi, ma io la sento l'attesa della partita, e non esce il video perché poi deve uscire la live, la reaction, è un macello. Però si potrebbe fare un Q&A, quindi se avete delle domande specifiche per la partita o in generale, sotto nei commenti, e domani mattina nell'attesa della partita, perché la partita io la sento, questa in particolare, questa volta più di altre la sentiamo. E quindi si chiede a Mazzarri cosa è Juve-Napoli e cosa sistemare, insomma cosa migliorare. Mi piace la prima risposta di Mazzarri, che dice Juve-Napoli è una partita ovviamente importante, sempre rappresentata, insomma è una delle squadre più forti in Italia, il Napoli, il suo percorso, però non la sottolinea come la partita delle partite, come era per il Napoli di un tempo, adesso deve essere considerata anche per noi come una partita qualunque. Io nel video precedente vi ho detto, però, noi in generale la dobbiamo vivere così, ma sappiamo benissimo che poi per il tifoso vincere la Juve è una soddisfazione doppia per troppi motivi, che si torna alla storia, quindi sarebbe l'apoteosi, regale il teatro. Se in una situazione, soprattutto in una situazione di grande crisi, si riesce poi a superare un ostacolo così grande. Storicamente il Napoli lì ha vinto, mi pare, solo 7 volte, quindi sarebbe qualcosa di importantissima. E Mazzarri sottolinea che noi prendiamo gol subito, prendiamo gol alla prima occasione. Sistemare serve per capire, anche questa partita serve per capire se siamo migliorati e se stiamo migliorando. Poi si parla delle riaggressioni e se queste riaggressioni si possono fare, se si sta meglio fisicamente. Questo discorso della condizione fisica, secondo me, è un discorso chiave. Il 90% dei... dei giornalisti la danno per cosa sicura, cioè che il Napoli, che il Rongoni ha fatto dei disastri, e che quindi il Napoli non riesce a durare più di un tempo e quindi vengono meno fisicamente. Noi abbiamo pochi dati al riguardo, abbiamo i chilometri percorsi, abbiamo come corre la palla, quanto corre il Napoli, quanto corre rispetto agli avversari, è difficile capire. E secondo me Mazzarri dà una risposta molto onesta e secondo me molto intelligente al riguardo, perché lui dice: io non,
non faccio più errori di comunicazione, in questo ho studiato e quindi non mi permetto poi di dire se la condizione di adesso non funziona perché è un errore del mio predecessore. E questo secondo me è un modo di comunicare, di approcciare la domanda molto corretto. Però poi dice: i dati noi ce li abbiamo, me li tengo per me. Questo non mi piace tantissimo, sarebbe interessante, così ci togliamo dei dubbi anche noi. Ripeto, il 90% degli addetti ai lavori dice: è così, il Napoli non dura, siamo sulle gambe. E noi ricordate che a inizio campionato abbiamo detto probabilmente è una preparazione per durare tutto l'anno. Lo possiamo sapere, non lo possiamo sapere, perché adesso cambia il preparatore, può essere che fanno un richiamo, è difficile analizzare. Uno che dice non lo so è Paolo Del Genio, un mio punto di riferimento, col quale non sono d'accordo su tutto nell'ultimo periodo, ve lo dico prima. Per esempio, diceva Paolo, il Napoli aveva cercato Danzo, Kilman, Lenormand, non è che stanno giocando benissimo, quindi forse era meglio non prenderli. Questo per esempio è un discorso che non si può fare, perché non lo sai se comprando, se mettendoli nella nostra realtà magari facevano benissimo, eccetera eccetera. Idem per Kim, qualcuno sta dicendo sta facendo malissimo al Bayern di Monaco, qualcuno sta dicendo sta facendo benissimo. Faccio un esempio: Fedele e Ugolini dicono l'opposto. Io non sto seguendo il Bayern di Monaco, quindi non vi posso rispondere su come sta andando Kim. Abbiamo visto dei video all'inizio, quindi questo non ha senso. Però mi leggo con Paolo quando dico non lo so, non riesco a capire se, perché non avendo i dati, abbiamo pochi dati. Il dato della corsa e dei chilometri è uguale a quello di Spalletti dell'anno scorso. Però Mazzarri dice una cosa importante, dice che non è solamente la fisicità, può essere anche un contraccolpo psicologico che non ti fa andare a mille all'ora e sembra che te ne scendi. Paolo dice anche una cosa: può essere una cosa tattica che ti fa sembrare che arriviamo tardi perché siamo lunghi e quindi arriviamo tardi sulle seconde palle. Questo è un discorso che va approfondito con un po' più di profondità, eh? Non è facile, siamo stanchi, non siamo buoni. Mi piace non essere sicuro sotto questo punto di vista. Poi manca un'anima, allora magari si poteva parlare. Io quando venni allora dissi dobbiamo dare un'anima a questa squadra, ma il calcio è cambiato. Adesso sembra che stiano dando l'anima, che sono convinti di fare quello che gli dice l'allenatore, cioè lui. E quando dice il calcio è cambiato, dice prima insomma questo concetto della regressione non era molto contemplato in quel calcio lì. Noi dobbiamo lavorare su quel primo tempo con l'Inter fatto molto bene e vedere di estenderlo per tutta la partita. Per quanto riguarda Nathan, è il più adatto probabilmente per fare il terzino, e qua siamo d'accordissimo rispetto a Juan Jesus, rispetto ad altri ci siamo trovati, è il più adatto per fare il terzino, se però ho più tempo di lavorare. E quindi questo è un leitmotiv di tutta la conferenza: se ho il tempo, datemi il tempo. Sembra un po' la conferenza di Meluso, ma è anche corretto, perché Mazzarri è arrivato da poco, per molto tempo non ha avuto di giocatori a disposizione le nazionali, adesso una partita dietro l'altra, giusto il tempo di recuperare fisicamente e guardare qualche filmato, è difficile lavorare su cose specifiche. È proprio vero che gli dobbiamo dare il tempo prima di poter giudicare il suo lavoro. A proposito di tempo, gli si chiede di Osimhen quanto tempo ci vuole, tempo per ritrovarlo al 100%. Ma sicuramente aiuta avere Osimhen anche non al massimo della forma, e questo è logico. E per quanto riguarda Mario Rui, vi confermo quello che avevo detto nel video precedente: c'è la speranza di averlo a disposizione contro il Braga. Se non sarà contro il Braga, sarà la prossima. Poi qui arriva la domanda secondo me più interessante di tutta la conferenza, perché si parla di equivoco fase difensiva, visto che tutti parlano, io per primo, parliamo con la riaggressione, il Napoli che difende Al, che va subito in riaggressione se perde palle, quindi asfissiando gli avversari, non c'è nemmeno bisogno di fare, te la rischi, ve lo ricordate, ne parliamo subito, il buco a centrocampo, Lobotka che rimane da solo, è un rischio molto molto grave. Ma quando tu facevi la riaggressione compatta di tutti, non davi proprio il tempo agli avversari di impostare una ripartenza e li soffocavi sul nascere. Si può fare questo senza Kim, perché nel caso in cui la pallata arriva, e Spalletti di pallata ne parlava molto spesso, uno come Kim
che ha il lungo, che ha la velocità, ti poteva mettere delle pezze che per esempio il solo Rachmani non riesce a mettere. E quindi dobbiamo difendere alti senza Kim, o dobbiamo fare stare più bassi, cosa che non ci riesce benissimo perché non siamo abituati. Allora poi ti schiacci, ti vengono addosso, ti abbassi troppo, lasci poi anche un gol come quello di Calhanoglu, ti sei schiacciato completamente e hai lasciato poi il centrocampo avversario arrivare a rimorchio. Quindi è molto difficile da risolvere questo equivoco tattico. E Spalle e Mazzarri con moltissima onestà dice: mi serve tempo per capire come sistemare questa cosa, devo capire se si può fare la riaggressione alta senza un giocatore con le caratteristiche di Kim, o se dobbiamo trovare delle nuove soluzioni. Poi si parla del mercato di gennaio e qua Mazzarri dice: se ADL mi ascolterà, se la società mi ascolterà, io dirò quello che mi sembrerà opportuno dire. Ovviamente è la posizione di un allenatore a tempo, quindi se ci sarà una situazione di classifica pesante, ricordiamo quando arrivò Demme, Lobotka, Politano, è una situazione di classifica pesante, bisognava fare in modo, poi non si fece nemmeno, però non perdere poi il contatto con i primi quattro posti, e il Napoli dovrà lottare. Quindi non pensiamo: ma tutto bene, non c'è niente da riparare. Però Mazzarri dice: non so se mi ascolteranno, perché giustamente si potrebbe avere altri programmi con un altro allenatore che chissà qual è, perché senza sapere in che posizione arrivi di classifica già ti dicono di no quando sei primo in classifica, se non sai nemmeno se fai la Champions, come fai a trovare già l'allenatore del futuro? E quindi quando si potrà arrivare a durare per 90 minuti come si è fatto per i primi 45 con l'Inter? E qua Mazzarri spiega bene la situazione, dice: cambia anche in base al risultato con cui stiamo, la durata, la tenuta fisica della squadra, perché se è anche una cosa psicologica, e su questo Mazzarri ci può lavorare, cioè far capire ai ragazzi che anche stare in svantaggio non significa poi mollare, perché mollo e che mollo, e non devi mollare e pensare: vabbè, la partita è andata, ci pensiamo alla prossima. Napoli ha dimostrato di poter fare molto più di quello che sta facendo, e quindi devi convincerli, devi entrare nella loro psicologia e convincerli a fare. Su cosa deve lavorare di più? Spirito di gruppo, gli errori dei singoli, tutte e due le solite domande che non spostano nulla. E poi c'è una domanda dove ricorda tutta una serie di primati statistici del Napoli, sempre primi di possesso palla, primi nel numero di tiri, primi in tantissime altre cose. Serve un po' più di lucidità, dice giustamente Mazzarri, la famosa brillantezza, perché tu crei, però non hai quella freddezza anche sottoporta per realizzare quello che crei. E quindi ritorna alla questione anche dei contraccolpi psicologici che ogni tanto il Napoli subisce. Cosa fare contro la Juventus? Stare più compatti, fare gol quando crei le occasioni, e stare attenti alle ripartenze. E poi Mazzarri dice: serve anche un po' di fortuna, io lo dico, un po' di mazzo. Quindi Mazzarri, siamo sicurissimi che si è visto, perché se Mazzarri ha studiato il Napoli dell'anno scorso, ha studiato anche i nostri video, quindi se li ha visti e non c'è problema, quindi anche un po' di mazzo. Abbiamo giocato alla pari con l'Inter, se la partita durasse un tempo, qua questo è il solito Mazzarri, questo è il Mazzarri che non cambia. Lui ci prova a dire: sono cambiato, non parlo degli arbitri, non accampo scuse, però quando dice: se la partita durasse un tempo meritavamo noi, no, la partita dura 95 minuti, Mazzarri, quindi vedi quello che devi fare. E poi su Kvara più centrale, questa domanda secondo me non è posta benissimo, perché dice: domanda Kvara più centrale per non farlo raddoppiare, tu più lo metti verso il centro e più te lo possono raddoppiare i difensori, i centrocampisti, già si adattano a fare tutte le scalate gli avversari, quindi più lo metti verso il centro più probabilmente lo possono raddoppiare e triplicare, almeno se sta sulla fascia c'hai un lato libero che è la linea laterale e da lì puoi giostrare. Però ovviamente un Kvara più centrale, un po' più vicino alla porta, libero anche da compiti difensivi, potrebbe essere un po' come fa con la sua nazionale, potrebbe essere più efficace. E qua Mazzarri giustamente dice: ci hanno studiato, quindi bisogna trovare, quando dice io vi ho studiato, anche gli avversari hanno studiato, bisogna trovare nuove soluzioni. E Kvara, e qua su Kvara io creato questo meme personale, perché ADL l'ha chiamata Kvara, Spalletti pure sbagliava, cara Schelia, carissima Schelia, Mazzarri lo chiama Kvara e io lo abbraccio idealmente il ragazzo, perché non dico tutto il nome, perché lo so che ci vuole il Nobel per la grammatica per dire tutto il nome completo. Kvara Schelia non si può dire, è impossibile. Kvara Elia, Kvara Eila, male, ma lì non lo sanno scrivere nemmeno in Serie A. Ma Kvara è veramente
facile, quindi è l'unica cosa che ci portiamo di buono da Garcia. Garcia sapeva dire Kvara. Bisogna essere multilingue per dire Kvara, però Garcia lo sostituiva, e quindi meglio che non sanno dire il nome, ma lo fanno giocare bene. Questo possiamo chiudere il discorso così. Kvara, Kvar, il var, sappiamo dire var, sappiamo dire Kvar, Kvara. Non è difficile, si può fare. E quindi se Kvara è triplica, questa è una cosa che vi ho sempre detto pure io, vuol dire che ci sono gli altri liberi e quindi dobbiamo fare in modo di far arrivare la palla anche dagli altri. E questo però serve l'aiuto del terzino, l'aiuto di Zielinski, ricreare quella catena. Per quanto riguarda Lindstrom, Mazzarri dice: io ho avuto un po' di tempo per guardarmi i filmati, che giustamente, ragazzi, il tempo è poco, non è che qua lo capisco, non è che tu potevi conoscere a memoria. Ricordate Vargas, non so chi è. Non è che tu puoi conoscere a memoria tutti i giocatori possibili e immaginabili. Ho guardato un pochino i filmati di come giocava prima e adesso mi serve un po' di tempo. Quindi siamo sempre nel mi serve un po' di tempo per capire come utilizzarlo al meglio. E quando gli chiedono poi alla fine di Massa, che è stato mandato in Serie B ma per una partita di cartello, quindi lo fanno spesso, no? La notizia viene rimbalzata come viene punito, viene mandato in Serie B, ma molto spesso vai a vedere che gli arbitri che arbitrano in Serie A vengono mandati non per punizione ma in partite importanti di Serie B perché serve. E qua Mazzarri ripete: io sono un Mazzarri nuovo, non parlo degli arbitri, non voglio accampare scuse, perché se poi dico la scusa che non c'è Chimo, dico la scusa dell'arbitro, mi accampano le scuse. Questo è un limite del personaggio. Lui non riesce a liberare, in questo caso non si sentirà libero di dire delle cose anche giuste e logiche, perché non vuole sentirsi dire che accampa delle scuse, e lui dice: al massimo non vengo proprio. E questo non mi piace, perché devi venire, devi rispondere alle domande, devi sentire degli spunti da parte dell'ambiente, devi sentirti anche pungolato, ci devi dare soddisfazione, sono una serie di cose che devi venire in conferenza e devi avere la tranquillità di dire: non voglio parlare di questo argomento, prossima domanda, senza proprio problemi. Hai l'età e la maturità per farlo, non è che ti devi far prendere dalle ire e dice: ah, arbitro, mantenetemi. No, non parlo di questo argomento. Oppure, come fanno tutti gli allenatori del mondo, dici non parli, però poi sottolini quello che vuoi sottolineare. Non è uno scandalo, non è una scusa di nulla, però parla tanto di campo che il tifoso napoletano apprezza. Semplice. Una cosa che il tifoso napoletano apprezza è questa immagine. Questa è l'immagine più iconica, che poi io ho scelto di seguire Mazzarri e non ho seguito, adesso me la recupero, la cerimonia, insomma, per Spalletti. ADL dopo 3 inviti del sindaco è andato. È intervenuto, ha detto le cose sue, ci ha fatto sapere 4 ore di film stanno preparando, sbrigarsi, perché sennò diventa storia antica, diventa un film vintage. Però questa fotografia è iconica, è epica, cioè, guardate quanta gente, pure per avere una minima parola da un uomo che rimane nella storia, lo puoi valutare come vuoi tu, ma questo è quello che ha fatto Spalletti, rimarrà nella storia, e questa foto lo testimonia. E guardando avanti, noi ipotizziamo, visto che non è arrivata la domanda su Zanoli, che poteva essere interessante, almeno sulle condizioni di Zanoli, perché le condizioni di Di Lorenzo ce le ha chiarite il ragazzo stesso con una storia su Instagram. Ha detto: a quelli che mi ritengono infortunati sto benissimo, e qui vergognatevi quelli che hanno detto che Di Lorenzo era in dubbio ed era infortunato, o vergognatevi perché avete abboccato magari a una soffiata sbagliata. Attenzione alle soffiate, perché può essere pure che il Napoli lo fa di proposito per farvi fare brutta figura. Dovete sapere, dovete metterlo in preventivo. Quindi Di Lorenzo, ci facevano sapere qualcuno, e io ci credo poco, che Juan Jesus aveva la possibilità di ritornare titolare in questa partita. Mi chiedo io al posto di chi, perché se al posto di Østergaard, e quindi in quella zona lì, non lo capirei, perché Østergaard per me è stato quello che ha giocato meglio contro l'Inter, quindi non capirei questo avvicendamento Juan Jesus-Østergaard. Juan Jesus sicuramente ha più esperienza, ma Østergaard può essere pure che c'è uno come Vlahović, uno come Milik, gente che di testa si fa rispettare.
io lascerei Ostica. Nathan no, perché abbiamo detto che Mazzarri ci deve lavorare, ma è quello che ha più caratteristiche, un buon piede, può spingere, ha più caratteristiche da terzino sinistro, quindi al massimo lo possiamo ipotizzare al posto di Rachmani, che non sta in grande forma, ovviamente invertendo con Juan Jesus qui e Østergaard qui al massimo, ma non ci credo tantissimo, confermandolo Boateng, Issa e Zielinski, perché credo che sarà confermato questo, non credo che verrà messo nella mischia Cajuste. Teniamo presente Zerbin sempre per roba di fascia, al massimo come terzino. Anguissa attacca e stacca, ma quello è Lobotka. Zielinski sempre con Elmas, che può scaldare un uovo alla coc, nel senso, cioè, alla ricerca di una maglia. Però Politano continua a dimostrare di stare in gran forma. Osimhen la giocata tutta, quindi ripartirà da titolare. E Cavara, capra e cavoli, non c'è dubbio. Signori, è una partita tosta e lo sappiamo benissimo, però esiste anche il pareggio nella vita, come nel calcio esiste anche il pareggio. Questa è una frase di ADL che io cito. Quindi chissà, storicamente il Napoli sono dei mini miracoli a casa loro. Magari la situazione particolare ti porta a fare qualcosa di più di quello che hai nelle tue corde. Mi piacerebbe vedere una squadra, al di là dei risultati, una squadra gagliarda, perché si farà inevitabilmente il paragone con l'anno scorso, dove complessivamente un 6-1 fu bello pesante. Però visti i chiari di luna, insomma, adesso si conclude questo ciclo terribile con l'Atalanta, bene, Real Madrid purtroppo non era nemmeno ipotizzabile, con l'Inter male, pareggio la Juventus, insomma, non sarebbe poi malissimo. Vi ricordo di cliccare sul link in basso in descrizione o nel primo commento del Match Betting Academy per le cose simpatiche, che date una soddisfazione a me cliccando sul link, e potreste togliermi una soddisfazione matematicamente economica per voi. E io vi abbraccio da New York, Valerio Fluido è tutto. Domani il Q&A, se ci sono dei commenti faccio un video apposta, e magari i football, non lo so, vediamo.